Quando arrivano le belle giornate, c'è subito la voglia di uscire all'aperto. Ma perché non portare fuori anche l'interior design? Nel video di oggi ti do 10 suggerimenti per arredare un piccolo terrazzo e ti mostrerò qualche idea. Ciao e benvenuto nel mio canale. Sono Mattia e mi occupo di interior design per la casa. In questo canale parleremo appunto di case e ti darò dei suggerimenti per aiutarti a rendere la tua un luogo che ti rispecchi e pensato per farti stare bene. Mi raccomando, se non lo hai ancora fatto, iscriviti subito al canale e ricordati di attivare le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Un giardino oppure un grande terrazzo sono un lusso che purtroppo non tutti possono permettersi, però capita spesso che nelle case ci sia almeno un terrazzino. Come arredare allora in modo funzionale e piacevole questa piccola stanza all'aperto in casa nostra? Il primo aspetto è considerare la funzione che vogliamo far assumere a questo spazio, considerando anche a quale stanza questo sia adiacente. Nel caso di un terrazzino in prossimità di una cucina, potremmo pensare ad un piccolo spazio per mangiare, oppure per coltivare le nostre piante aromatiche. In corrispondenza di un living, potrebbe invece magari essere uno spazio per il relax e per godersi le belle giornate di sole ammirando il panorama circostante. In prossimità della camera da letto, il terrazzino potrebbe magari essere utilizzato come un posto speciale in cui rintanarsi e concedersi dei momenti dedicati alla lettura. Pensa ai tuoi desideri e alle tue abitudini quotidiane, oppure a quelle che vorresti acquisire, e identifica così la funzione che dovrai destinare al tuo terrazzino. Prima di acquistare un qualunque mobile o oggetto, è bene considerare lo spazio a disposizione, al fine di progettarlo consapevolmente e non rischiare di incorrere in brutte sorprese. Se l'area a disposizione è pressoché quadrata, allora si potranno inserire delle sedute o dei mobili per esterno di dimensione standard. Se il terrazzino invece è piccolino, allora forse è meglio optare per dei mobili più piccoli e pieghevoli, in modo da essere facilmente richiudibili. Se il terrazzo è lungo ma stretto, allora la progettazione dovrà essere più attenta e sarà necessario considerare uno spazio per il passaggio nella distribuzione dei mobili e degli elementi, per raggiungere facilmente anche i punti più lontani. Si tende sempre a sottovalutarlo, ma il pavimento all'esterno è in grado di apportare un netto cambiamento e miglioramento anche nei terrazzi più piccoli. Valuta se il pavimento del tuo sia piacevole così com'è, oppure se è il caso di sostituirlo o nasconderlo. Esistono in questi casi diverse opzioni. La più pratica sono delle piastrelle da esterno componibili, da appoggiare direttamente sul pavimento esistente. In breve tempo e con una spesa piccola, riuscirai a cambiare drasticamente l'effetto del terrazzo e a conferirgli anche lo stile giusto, in armonia con quello interno. Attenzione però nel caso di scuri o di porte con apertura verso l'esterno, perché la funzionalità di questi elementi dovrà essere preservata. E nel caso non ci sia abbastanza spazio per lo spessore di un nuovo pavimento, allora è meglio optare per soluzioni diverse, come una resina oppure un semplice tappeto per l'esterno. In questa stanza un po' diversa, le pareti sono rappresentate dalle ringhiere e, proprio come per un muro interno, è importante che anche queste siano curate. Se la tua ringhiera è scolorita o arrugginita, allora è il momento di rinnovare il suo smalto e riportarlo allo stato originale. Lo stesso vale per il muro laterale nel caso in cui il tuo terrazzo preveda la ringhiera solo sul davanti. Verifica che la pittura sia ok, oppure dai una tinteggiata, oppure ricopri le pareti laterali in modo originale e alternativo con piante o elementi a parete, di solito in legno. Per scegliere i mobili giusti, pensa in primo luogo alla funzione che hai individuato e in base allo spazio a disposizione.
potresti decidere di inserire due poltroncine e un tavolino per una zona relax, oppure un tavolino e due sedie per una colazione all'aperto o un pranzo fuori. Se hai poco spazio a disposizione, considera che esistono dei tavolini che puoi appendere direttamente sulla ringhiera, salvando così un po' di spazio. Altre opzioni per i terrazzini sono delle panche o dei divanetti su misura. Proprio come consiglio sempre di fare all'interno, inserire della vegetazione porterà vita e colore anche nel tuo terrazzino. Scegli le tue piante in base ai tuoi gusti, allo stile che vuoi rappresentare, allo spazio a disposizione e ovviamente all'esposizione al sole. E se lo spazio è poco, ricordati che puoi sfruttare delle fioriere appese alla ringhiera e dare movimento alternando le piante inserite nelle balconiere con altre piante cadenti. Il cambiamento da terrazzino normale a terrazzino wow te lo assicurerai se inserirai qualche cuscino e magari anche un tappeto oppure una coperta adagiata sulle sedute. Questo è un piccolo accorgimento che renderà però il tuo spazio all'esterno un vero e proprio angolo da fotografare, ne sono sicura. Un terrazzo non viene vissuto solo di giorno, anzi è bello goderselo anche la sera e organizzare magari proprio lì una cenetta oppure utilizzarlo per due chiacchiere tra amici davanti al tramonto. Diventa perciò importante prevedere una buona fonte di luce. Le opzioni sono diverse, ma in generale se si ha a disposizione una presa elettrica, allora si può optare per una o più luci appese oppure per una catena di luci avvolte nella ringhiera. E in caso contrario, anche delle lampade a batteria saranno perfette per l'occasione. Se ne trovano di molto belle e di tendenza. Potresti appoggiarle sul tavolo o a terra oppure appenderle. Che cosa fare invece se il panorama al di fuori del balcone non è dei migliori? Un'opzione è quella di cambiare prospettiva, ovvero progettare il terrazzo rivolgendo le sedute verso l'interno. Potrai comunque godere di questo spazio aggiuntivo di casa tua, godendo però della vista della tua casa. E se vuoi nascondere un po' la vista, potresti anche decidere di occultarla, inserendo in prossimità della ringhiera una panca con molti cuscini, oppure lasciando scendere verso l'esterno dell'edera o altre piante cadenti. E se invece all'esterno hai deciso di non andarci proprio per via del caos o della vista non gradevole, allora un'idea bellissima è quella di utilizzare questo spazio come un vero e proprio mini giardino da ammirare tutti i giorni. Sarà sufficiente organizzare delle piante in vaso e costruirsi un riparo dalla vita frenetica che si svolge fuori. Il mio consiglio? Vasi di misura diversa e piante con diverse altezze per creare movimento e armonia. Però ricordati che dovranno essere tutte facilmente raggiungibili per garantire una buona irrigazione. Tutti i terrazzini hanno un grandissimo potenziale, bisogna solo saperlo sfruttare nel modo giusto. Questi erano alcuni consigli per rendere speciale il tuo terrazzino. Fammi sapere se ti ho fatto venire un po' di voglia di sistemare questa bellissima stanza all'aperto. Nel frattempo grazie per avermi dedicato qualche minuto. Se ti è piaciuto questo video per favore fai clic su like, in questo modo supporterai il mio canale ed io te ne sarò immensamente grato. Se ti fa piacere ricordati di seguirmi anche su Instagram e nel frattempo ti auguro una splendida giornata di sole. A presto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!